presentazione che vedrete all'inizio di due video. Sì. Oggi c'è un intro particolare. Esatto, che apriranno poi le porte al gameplay. Esatto. Perché? Chiaramente molti di noi stanno riguardando le serie che magari non vedevamo da tanti anni, eccetera, eccetera. I due temer, i due digi prescelti in realtà principali sono Matt e Tai, che hanno giustamente Agumon, Gabumon e le loro digi evoluzioni. Principalmente rosso e blu nel nostro gioco di Digimon, che poi vanno a confluire tutte queste evoluzioni in Omnimon. Quindi abbiamo pensato, perché non presentare il mazzo rosso e il mazzo blu basato principalmente su questi due personaggi con i loro Digimon dell'anime e poi dopo farli scontrare? Fantastico, io non mi sono tirato indietro e quindi praticamente abbiamo deciso di creare un'unica intro valida per entrambe le decklist. Quindi se state guardando la seconda decklist e rivedete questa intro, tranquilli, non siete impazziti, non è colpa vostra, abbiamo semplicemente scelto di dare un'unica intro per far sentire di ancora di più proprio il legame che c'è fra queste due decklist, che poi, come già detto anche da Dave, sfoceranno in un gameplay, perché vi ricordiamo che ogni settimana cerchiamo di fornirvi due decklist, ok? E poi facciamo giocare uno contro l'altro quelle due decklist, ok? Ovviamente non in un game risolutivo, è giusto un game, così si potrebbe dire, illustrativo. Dai, stiamo parlando troppo, la presentazione sono lunga, iniziamo a vedere il mazzo. Dai, ci sto! Bentornati ragazzi, e oggi il colore si tinge veramente di rosso alla grande. Allora, anche il tappetino è a tema questo giro. C'è su Greymon. Sti raccomandati! Vabbè dai, Greymon e Agumon si sa che sono uno dei personaggi più iconici di tutto anche Digimon. Qui. Come abbiamo detto nel video precedente, il Thread Union è l'Omnimon. Chiaramente sì, perché la fusione poi dopo tra i due Digimon principali e protagonisti della nostra linea evolutiva e di questi mazzi. E andiamo dunque a vedere un attimino come abbiamo sviluppato la decklist. Ok, le Digiag sono sempre 5, okay. 4 più 1. In questo caso il 4 è Yokomon, raro di BT1. Yokomon come effetto ereditario ha che se il nostro Digimon attacca un Digimon dell'avversario prende più 1000 di DP, quindi molto buono per andare a distruggere il Digimon dell'avversario che magari sono di pari livello e quindi avremo pari DP, ma in questo caso non andiamo a perdere il nostro pezzo. Attenzione, non funziona se il Digimon viene bloccato, quindi se il nostro Digimon attacca un altro direttamente l'avversario, quindi la sua security, e viene bloccato da un blocker, chiaramente sì, non si attiverà questo effetto, perché questo effetto parte quando dichiariamo l'attacco. Quindi il check è in dichiarazione. Esatto, chiaramente se noi stiamo già attaccando un Digimon dell'avversario e il nostro avversario usa il blocker per bloccare, lì l'effetto c'è perché la fonte originale, diciamo, dell'attacco è partita, d'accordo? Chiarissimo. La quinta coppia è Coromon, per stare a tema, giustamente. E qui abbiamo Coromon diventa Agumon, quindi un gainer di tutto rispetto, perché comunque sia è un po' più da costruirci sopra, perché è lento, è difficile perché devi avere 4 Digivolution Cards, però in quel caso il nostro Digimon piglia più 1000, pulito, secco. Sarà difficile soprattutto nel gameplay contro il tuo mazzo, perché tu me lo togli, però vedremo come va. Allora, option più forte di tutto il gioco, non stiamo neanche la giochiamo in 4x, ovviamente. Cioè Gaia Force, rimozione secca, costo 8, spacca quello che vuoi, come Digimon, non è che spacchiamo anche i Tamer. Peccato! Però poi dopo, come security, parte l'effetto diretto, 4 coppie per forza. In questo caso, a differenza dell'Hammerspar che abbiamo visto nel video precedente, non basterà prendere un mazzo rosso, ma bisogna prenderne due. Dovete ci prendere sta. Due mazzi rossi, ragazzi, perché insomma Gaia Force, se volete giocare red, va giocato. Si passa a vedere i Tamer. Ok. Tamer, Tai protagonista. Tre Tai e tre Tai. Come Matt era nel video precedente. Tai Kamiya, sempre lui, però okay. Versione BT1, costa 4, è sempre questo Memory Extender, quindi se noi abbiamo due memory o meno all'inizio del turno andiamo a 3, però durante il nostro turno tutti i nostri Digimon che hanno 4 più Digivolution Cards, quindi riprendiamo un po' il tema che abbiamo già visto prima, hanno Security Attack più 1. Tanto io te li sgonfio. Tu me li sgonfi, va bene, però vedremo se ce la fai bene.
e se per caso ne avessimo un paio è enorme. Eh già, decisamente. Tra l'altro, cosa interessante, il fatto che da Security Effect come, entra gratis, come, per il momento, come anche lui, gratis, esatto. Che però lui sul tuo campo fa una bella differenza. Sì, lui è quello da starter, da più 1000 fisso durante il nostro turno a tutti i nostri Digimon. Scusa, okay. Poco. A solo costo 2 non è male, avere già 2 per caso in gioco di loro è enorme, davvero enorme. Perché stanno praticamente dando un livello in più ai nostri Digimon, perché dare più 2000 DP trasforma un livello 4 in un livello 5 praticamente, ok? Andiamo a vedere i rookie. Monocopia di Agumon Expert. Oh. In realtà potreste giocarne anche di più, perché abbiamo praticamente tutti i rookie che sono Agumon. Il suo effetto on play è che andiamo a riprendere un Agumon dal nostro cimitero, in questo gioco si chiama Recycle Bin, io lo chiamo sempre Trash, ma in realtà Trash è quando tu prendi l'azione, di... ok? Quindi dal nostro cestino andiamo a prenderci un Agumon e lo riprendiamo in mano. Non è per niente male come effetto, io ne gioco solo uno, magari un due copie andrebbe bene, perché di fatto lo devi hardcastare e poi dobbiamo avere un Agumon già, da poter prendere, quindi già. Giocarla in quattro copie magari ci sono situazioni in cui non è così utile, però è bellissimo anche il disegno, quindi ci sta. Passiamo dopodiché a quattro Agumon che troviamo anche in versione promo. Ve lo faccio vedere, quattro così, ma le metto giù perché lo presentiamo direttamente, esatto, con la promo. Anche qua abbiamo un effetto on play, 2000 DP, costa 3. Riveliamo le prime 5 carte del nostro mazzo, aggiungiamo un tamer alla nostra mano e le altre le mettiamo in fondo al mazzo. Ma tu sei pieno di recuperi e sarcini, eh? È forte Agumon, ragazzi, è forte Agumon. Quindi chiaramente giocando 6 tamer è facile che riusciremo a trovarne uno. Andiamo avanti e vediamo uno dei guarda, rookie. Guarda, una carta che secondo me non immagini come nessuno si chiama. Agumon, ancora Agumon. Giusto perché qua. Quando mi troverò contro Omnimon piangerò. Agumon da starter, ma uno degli effetti ereditari più forti, perché diamo più 1000 DP fisso. Senza condizioni, senza ma, senza perché, fisso. Davvero forte. Che già sommato a tutte le altre gainate che esatto. Hai. Oscar, il quarto rookie, che cos'è? Secondo me è Agumon. Agumon. Però... tanto di cappello, ragazzi, è una delle promo che sta uscendo di meno. È una delle promo che ci fa più fatica a trovare ed è bellissimo, ma soprattutto ci va a spiegare che non solo abbiamo tanti rookie Agumon, ma avremo anche un sacco di Greymon in questo mazzo, già. Perché è davvero super on focus, perché il suo effetto ereditario è che fin tanto che questo Digimon ha Greymon nel nome prende più 2000 DP. Vedremo assieme che ci sono pochissime eccezioni, quindi è facile che questo 2000 venga fornito facilmente. Vediamo subito una delle eccezioni. Sì, allora, questa, ragazzi, è due copie. Abbiamo un Flare Rizamon, ok? Perché? Perché, allora, questo livello 4 costa 5 arcastato di mano o 2 in digievoluzione. Che onesto. Però è veramente, veramente forte. Ne valeva la pena di mettere almeno due copie di questa carta nel mazzo. Per quale motivo? Durante il nostro turno, finché avremo 3 o più memory, questo Digimon si becca un bel Security Attack più 1. Quindi, giochiamo il time che all'inizio del nostro turno ci porta a 3. Se siamo a meno, quindi lui ha Security Attack. Giocheremo anche la carta con effetto. Che fai spoileri? Lo vedremo dopo, lo vedremo dopo, lo vediamo dopo, hai ragione. Però resta di fatto che, ragazzi, è veramente. Capirete che ci sono anche altre carte che interagiscono. È un bel livello 4, un signor livello 4. Greymon è livello 5, cioè scusate, livello un altro 4. Livello 4 a costo 5, fortissimo. Sempre da starter, lo starter rosso è enorme. Effetto ereditario, diamo Security Attack più 1, pulito. Ok, l'Agumon dava, cioè dava più 1000 DP, lui Security Attack più 1. Ma bomba! Quindi, però vedi, questo ci riporta anche un fatto importante di questo mazzo, ovvero che se anche io dovessi riuscire a farti saltare magari un pezzo piuttosto che altro, tu comunque con un pezzo solo fai più danni di quanti magari certo. Ne facciano due o tre. Può essere, chiaro. Ragazzi, qui è tanta chiaramente roba. Come prima avevamo un sacco di Agumon, adesso abbiamo un sacco di Greymon. Quindi Greymon promo che va a parlare un po' con l'Agumon. Guarda come si vede bene la foilatura in questo caso. Madonna, molto molto bene. Spettacolo. Sempre 5 da giocare, 2 da digievolvere. Che cosa fa? Durante il nostro turno, fin tanto che questo Digimon ha Agumon come digievolution, quindi, cioè, insomma, mi sarà difficile. Mi sembra probabile. Se c'è qualcosa sotto è Agumon.
lui ha security attack più uno, pulito, quindi ancora andiamo a dare dei security. Tanta bello roba. Aggressivo, capisci che sei veramente fastidioso. Sì. Monocopia, attenzione, di livello 5 Metal Greymon. Ragazzi, secret. Una secret, abbiamo una secret, allora, fra le mani. Ha 9000 di DP, okay, che per un livello 5 è più che onesto, ma soprattutto security attack più 2. Lui potenzialmente fa 3 danni. Questo quando fa 3 attacca, buchi, ok? Da solo. Quando attacca perdiamo però 5 memorie. Allora, può essere fastidioso, ma non è detto che finirà il turno, va bene? Ah. Perché potremmo avere anche qualcosa, più memorie da sfruttare. Ma eventualmente anche l'effetto ereditario, diamo più 3000 DP a quello che gli mettiamo sopra. Quindi il nostro poco. Livello 6 o livello 7 più 3000 è... Decisamente. Però abbiamo. Uno Skull Greymon in 4 copie. Skull Greymon. Attenzione, allora, non è obbligatorio giocarne così tanti, però secondo me i blocker danno davvero fastidio a questo mazzo. Perché e se noi li rimuoviamo... Esatto, noi sfruttiamo molti security check aggiuntivi, come avete visto. Se il nostro attacco non va a segno, è un peccato. Problema. Quindi abbiamo questa carta che a costo 7 on play ci va a distruggere un Digimon con blocker. Si può anche digivolvere a costo 3. Ed è comunque... Però perderemo comunque. Esatto, perderemo l'effetto, ma è comunque un Greymon. Quindi, tutto sommato, abbiamo tanti effetti ereditari che beneficiano del fatto che lui sia Greymon. Quindi... O di Riffa o di Raffa. Esatto, non è detto che ci sia in gioco un blocker da distruggere, ma non è una carta che va sprecata a prescindere. Chiaro, chiaro. Ecco! È un po' come il Gabumon dell'altro video che o in un modo o nell'altro pescava comunque. Corretto. Ecco Metal Greymon. Perché parlavamo del fatto... che è facile avere 3 memorie durante il nostro turno e perché vi dicevo anche che non è detto che quando attacchiamo con la nostra secret il turno finirà, perché se abbiamo attaccato prima con Metal Greymon abbiamo guadagnato 3 memorie. Bel gain non indifferente. Okay. Quindi se abbiamo in gioco il Tai che ci fa portare le nostre memorie all'inizio del turno a 3 e poi attacchiamo con questo andiamo a 6, attaccando anche con la secret andiamo a 1. Stiamo ancora giocando. Ok, e non sono per niente male le carte con questo effetto, ragazzi, davvero. Ribadisco. Di per sé possono sembrare ostiche, ma ci sono tante interazioni che poi permettono di sfruttare dignitosamente quelle tre. Va studiata e incentrata bene il modo in cui inserire una carta del genere. Poi c'è scritto quello Greymon, quindi qua va bene. Ma parlando di Greymon, di quelli che fanno parlando la guerra. Parlando di Greymon, ne abbiamo 3 di livello 6. Costa 12, 11.000 DP, 3 da digievolvere. Oh. E che cosa facciamo con questa bellissima SR? Quando digivolviamo, questo Digimon prende Security Attack più 1. Quindi, l'abbiamo digivoluto, Security Attack più 1. Oh, magari ne aveva già uno ereditato, chissà. Durante il nostro turno, in cui questo Digimon fa attivare una security skill di una option, quella security non attiva. Quindi io come faccio? Se io rivelo una option quando attacco con lui, sono sicuro che l'effetto non parte. Quindi tu non ti guadagnerai le tue memorie. O soprattutto in un mirror rivelo Gaia Force con lui. E Gaia Force non triggera, non parte, ok? No Gaia no party. No Gaia no party. È effetto molto 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 buono. Andiamo a vedere un'altra delle poche carte che non sono Greymon. C'è un intruso. Esatto. Ma perché? C'è un intruso, perché allora, c'è un intruso? Gallantmon, a parte che a me piace tantissimo, e mi sembra già giusto, ma... è già un buon motivo. È già un buon motivo, esatto. Ma quando digievolve, se abbiamo un Tamer in gioco, noi ne giochiamo 6, non sono tantissimi, quindi, ma abbiamo anche modo di averli. Mediamente almeno uno dovrebbe esserci. Esatto, è facile che ci sia. Andiamo a distruggere un Digimon con 6000 di più o meno dell'avversario. Quindi un'altra rimozione... E anche di pezzi interessanti, quindi non solo di pezzi piccolini, perché 6000 non sono pochi. Infatti. Quando attacca, inoltre, andiamo a mandare nel recycle bin, quindi andiamo a trashare, distruggere una security del nostro avversario per ogni 10 carte che ha nel trash. Ecco, questa, ragazzi... Ok, anche qua vedete, perché in del trash avrebbero dovuto scrivere in del recycle bin, forse, però... Fa male al purple questa fa male al purple, è qua questa per quello. Questa fa tanto male al purple. Ma cosa fondamentale, noi stiamo sempre attaccando il nostro avversario. Anche quando riveliamo le security, noi attacchiamo l'avversario, non è che attacchiamo le security. Quando lui attacca, se il nostro avversario ha una sola security card e 10 carte,
nel trash, in automatico quella security va nel trash e quindi l'attacco questo va diretto all'avversario e vinci. Ok, quindi questo vale soprattutto contro Purple. Se ha due security basta, ma 20 k. A me questa è una mucca. Ho detto che a me Garpon piace un sacco. Ci sarà un motivo, però arriviamo poi a Omnimon che conosciamo, ma la mucca delle mucche. Lui è un bisonte, non è una mucca. Sì. 15.000 di DP, livello 7, Digievolve a costo 6. Lui dovete tendenzialmente digievolverlo, ragazzi. Arcastarlo a 15 andiamo a perdere uno degli effetti davvero più belli, cioè distruggere un Digimon dell'avversario e tutti quelli con lo stesso nome. Quando attacca possiamo inoltre recuperarlo facendoci tornare in mano un Digimon di livello 6 presente nelle sue digievoluzioni. Quindi potenzialmente è un recupero interessante. Andiamo a riprenderci magari il nostro bellissimo, più che Galantmon, Wargreymon, che quando digievolverà nuovamente lui avrà di nuovo un security attack più 1. Tra l'altro lo digievolvi a costo 3, quindi un costo anche abbastanza basso e derisorio. Sì, è facile che il turno dopo riusciremo anche a giocarlo, se non il turno stesso. Tanta roba. Mazzo molto aggressivo e vediamo un po' come se la cava contro il tuo mazzo blu, contro il memory. Diciamo così, visto che ci abbiamo in giro quello parallel, perché c'è in tutte e due i mazzi, il mazzo che vince se lo tiene. Oh, bene, ottimo. Ragazzi, ci vediamo al video di gameplay. Ciao! Bye!